Buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì 23 dicembre e mancano 2 giorni a Natale. Innanzitutto ricordiamoci che per quanto riguarda il calendario di borsa, sia del DAX che del FTSE MIB, questo è l'ultimo giorno di trading prima di Natale e poi ci rivedremo lunedì 28 e dal 28 al 30 ci saranno gli ultimi 3 giorni di borsa aperta dell'anno 2020. Per cui ricordiamoci che comunque è un periodo in cui i volumi possono scendere anche drasticamente e gli HFT possono spararci da una parte all'altra del grafico senza colpo ferire con tutte le finte che vogliono. Per cui attenzione, mi raccomando. Vi faccio notare alcune cose che forse avevamo già visto anche in passato, ovvero che proprio in questi periodi possono capitare cose strane come arrivare a una barra in più, diventa più difficile identificare la fine di un ciclo inverso e la partenza di un altro, fanno dei movimenti molto piccoli che appunto sono difficili da vedere. E cosa più interessante, come vedete, si aprono in gap down molto forti, giustificati dalla notizia che c'era la variante inglese, se non sbaglio, del virus, e dopo una giornata e mezza rischiano di ritornare esattamente dove erano. Per cui, come detto, le notizie, se proprio hanno un effetto sui mercati, ce l'hanno di brevissima durata. Anche questa volta abbiamo praticamente l'ennesima conferma. Ma torniamo a noi e alla tecnica. Qui stiamo andando a chiudere il terzo T-3 inverso con un massimo e siamo arrivati a 32 più una candela su un livello di supporto, di resistenza che può essere interessante e forte, che può far partire il quarto T-3 inverso oppure un secondo T-1 inverso. Ok? E allo stesso punto e nello stesso momento più che altro può farci chiudere il secondo T-3 inverso. Il secondo T-3 inverso, come centratura, dato che qui non si può essere chiuso niente, neanche qui, eccetera, sappiamo che è partito da qua. E guardate che conformazione strana di cicli che ci sono in questi giorni, qui non può essersi chiuso, anzi, qui può essersi chiuso a 21 barre, ok? E qui può essere partito il terzo T. Vi faccio notare che per chiudere un T-2 ci vuole un T-5 che abbiamo effettivamente ribassista. Per cui da qui possiamo dire ok, su DAX può essere partito serenamente il nostro terzo T-3. Lo faccio direttamente appunto con voi alle 16:15. 16 e 15. Ok. Da qui però appunto attenzione perché siamo già arrivati ad una durata media di inverso, siamo già oltre le 32 barre, per cui se la barra attuale si trasformasse in una shooting star o diventasse comunque rossa, attenzione perché potrebbe far partire appunto un movimento di almeno un T-5 inverso rialzista, ovvero ribassista di indice. E attenzione perché si potrebbe andare anche in chiusura di un 3 tempi e non di un 4 per quanto riguarda questo eventuale nuovo T-3. Faccio notare che qui adesso posso aggiornare e mettere T-1 inverso. Non ho ancora messo T inverso per il semplice fatto che se andiamo a vedere il movimento, qui dopo l'accordo, no, qui è giusto, qui posso metterlo effettivamente, new T inverso, nuovo ciclo settimanale inverso, che peraltro sta avendo un buon ritracciamento per quanto riguarda il suo movimento. Da questo massimo a questo minimo abbiamo dunque 3774, 6, abbiamo avuto 640 punti, circa 630 punti, e qui ce li stiamo rimangiando tutti, rimangiando una buona parte, per cui attenzione alla forza di questo T inverso, che peraltro
per i programmi che ci siamo dati, dovrebbe darci, dopo questo raccordo inverso, quindi da questo massimo, dovrebbe far partire perlomeno appunto un nuovo T più 3. Per far partire un T più 3 bisogna che si rimanga sotto questo massimo perlomeno per un T inverso settimanale. Per cui dovremmo vedere che a parte il 21 e il 22, anche oggi che non è ancora segnata come candela, dovrà rimanere sotto questo minimo e quindi avremo le prime 1, 2, 3, 4 candele, ancora 2 candele, ancora il 28 e il 29. Dovrebbero stare qui sotto per far partire un inverso e poi ancora scendere un pochino. È vero che la forza di rialzo è stata tantissima, ma per dare una parvenza di spinta a ribasso, qualche cosa appunto lo dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di ritornare sostanzialmente verso almeno questo livello, verso i 13.208. Ok? Per cui attenzione a questa risalita perché potrebbe rapidamente interrompersi con un'eventuale appunto chiusura di non, salto, non soltanto T-3 inverso, ma anche di T-1 inverso che ci potrebbe riportare più verso il basso. Per quanto riguarda il Fuzzy Nib, di nuovo, come vedete la situazione è cambiata moltissimo ed è sempre differente rispetto a quella del DAX. Siamo in una situazione proprio molto diversa. Qui stiamo andando potenzialmente a chiudere il secondo T inverso, che come vi dicevo qui sopra non mi ha convinto come chiusura. Qui è vero che abbiamo avuto un settimo T-3 inverso con questo massimo a 22.144, ma noi dobbiamo andare a chiudere un T più 1 inverso. È un T più 1 inverso, un bisettimanale inverso, un 2 settimane inverso, chiude con un sottociclo di 3 gradi inferiori, ovvero non con un semplice T-3 inverso ribassista o rialzista di indice, ma con un T-2. E qui un T-2 ce l'abbiamo mancato. Abbiamo l'orario, abbiamo le ore che ci portano a un T-2 fino a qua, perché abbiamo più di 48 barre da 15 minuti a ribasso sotto questo massimo. È un qualche cosa che però per me è ancora in ballo, okay? Non mi convince tantissimo come cosa, per cui bisogna capire se lo vogliono chiudere tornando anche in quest'area, ok, ma in realtà qui lo starebbero chiudendo regolarmente perché abbiamo già un nono T-3 inverso ribassista, un decimo T-3 ribassista, sempre inversi, e quindi abbiamo la condizione per la chiusura effettiva di tutto questo movimento. Eccolo qua. Ecco la chiusura effettiva di tutto questo T più 1, grazie alle ultime due candele, grazie a questa e questa ossa, e anche in questo caso bisognerà vedere se raggiunto questo livello di, in questo momento, resistenza che può essere forte, questo a 22.014 circa, non vogliono farsi una bella discesa per far partire l'effettivo T inverso, che potrebbe non essere partito qui, perché qui potrebbe essere ottavo, appunto nono e decimo T-3 inverso, come segnalato. Se oltretutto partisse una discesa sarebbe bella perché dovrebbe finalmente far partire perlomeno dopo un T più 1 inverso, un nuovo T più 1 inverso, ovvero bisognerebbe scendere perlomeno per un T meno 1 inverso, ovvero dai 3 ai 5 giorni. Ok? Direi che questo è tutto per quanto riguarda sia DAX che FTSE MIB. Domani non ci sentiremo, quindi vi faccio in anticipo gli auguri di buon Natale e buone feste sia a voi che ai vostri cari. Mi raccomando, utilizzate questo tempo per stare vicino alle persone che amate di più, a cui volete più bene, e ricordatevi che lo spirito del Natale non è quello di andare a fare shopping, ma è quello appunto di pensare che si può essere meglio
e festeggiare tutti insieme l'arrivo di Gesù. Buone feste a tutti, arrivederci.